Buongiorno, oggi è il 14 di novembre, sta piovendo, è arrivato il freddino e io sono arrivata all'ispettorato del lavoro. Sto per dare le mie dimissioni dopo 9 anni esatti, sì, di lavoro con il mio attuale lavoro, per firmare il nuovo contratto. Per chi non lo sapesse, do le dimissioni perché il negozio attuale dove lavoro, mettiamolo tra virgolette, cioè il negozio è chiuso ma non la partita IVA, mi hanno fatto il trasferimento in un'altra città e con i bimbi non è fattibile. C'è stato anche un signore che figura di pupù. E quindi con gravidanza e tutto, tra le ferie e la maternità, diciamo che in questi quasi 2 anni insomma, sono riuscita a stare dietro i bimbi comunque percepire maternità e tutto quanto. In teoria dovrei stare con loro con i miei datori attuali fino a febbraio e avrei potuto percepire poi la disoccupazione con calma e far crescere un altro po' i bimbi, ma il lavoro, mobilità l'uomo, è arrivato il momento di rientrare e ne ho bisogno, ho trovato questa opportunità e il lavoro già ce n'è poco e non sono una persona che si tira indietro né che rifiuta le offerte di lavoro. Rifarò ovviamente la commessa, questa è una parentesi per chi non ha visto i video precedenti. 24 ore, quindi un part time. Original Marines, mi hanno messo però in un'altra sede, in un altro centro commerciale, e so che ovviamente avrei lavorato il sabato e la domenica, so che comunque ho i bimbi piccoli, però ecco, il lavoro è il lavoro. L'unica pecca che un po' mi dispiace è che in questo centro commerciale, essendo in un cinema e non in quell'altro che comunque sarebbero stata chiusa nei giorni rossi, a Natale sicuramente lavorerò. Penso però che apra alle 4, quindi comunque il pranzo di Natale con i miei bimbi e spero anche la mattina di stare con loro. Alla fine sono solo 4 ore, dai. E quindi niente, sono emozionata e niente, andiamo a dare le dimissioni. Dimissioni fatte. Ragazzi, sono ferma al semaforo, non vi preoccupate. Comunque dicevo, dimissioni fatte, ci ho messo alla fine un botto di tempo perché il computer, insomma, aveva dei problemi di connessione, non stampava. E quindi insomma è stata un po' duretta, ma ragazzi ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, in questo momento sono momentaneamente per qualche minuto, qualche ora disoccupata, e perché poi ora mi è arrivato già il contratto, lo devo firmare, ma ora sono comunque in macchina e ora sto andando all'Ipercop, che ho trovato avevo caricato delle cosine su Vinted e gliele sto mandando, cioè ci incontriamo di persona perché è della stessa mia città e faccio un pochettino di spesa, quindi poi dopo firmiamo insieme il contratto con calma. Allora regà, de corsa, sono venuta a posare la spesa perché in tutto ciò una mia ex collega ha partorito, quindi ho preso anche un pensierino lì per dove ero per l'appunto ora a fare la spesa per lei. Ha partorito un bambino, Ethan, come cacchio si chiama, io sti nomi strani ragazzi, non li comprendo, e quindi comunque io ho fatto un pensierino, ho preso anche la busta e oltretutto mi si è traccicata tutta. E vabbè, comunque la faccio vedere dopo. Ho preso giusto un po' di, fatto una micro spesa, ho speso 60 euro compreso di circa 15 euro di regalo e un regalino a Leo che vorrei far vedere a Samuele, ma per me mi manda a fanculo, perché è un po' teenager mio figlio grande. Comunque ho preso detersivo e ammorbidente, questa era in offerta, c'erano le salviettine della Fria in offerta, 1,60 euro, ne ho presi due pacchi che fanno sempre comodo, acquine,
piselli, carotine. Ho preso giusto due o tre cose, dei pomodori secchi, olive nere e olive ripiene di quella pasta dei peperoni. In caso per lunedì i crostini da dare a Samuele per la colazione, per la merenda a scuola, una nutellina, del latte, anche perché tra oggi e domani mi dovrebbero mandare i turni. E ad esempio se lunedì mi mettono come turno di pomeriggio, lunedì mattina con calma mi vado a fare la spesa in base anche più o meno ai turni che avrò lavorativamente, perché magari ci sta che se faccio qualche pomeriggio magari ci fermiamo da mia mamma e magari delle cose che il mio compagno, uscendo comunque anche lui, non è che esce prestissimo dal lavoro, io comunque tornerò dopo di lui, staccherò alle 8, il tempo di arrivare a casa, quindi nel frattempo magari qualcosa da preparare ai bimbi. Infatti insomma nel caso ho già preso delle polpettine, due pacchi di pasta, ora devo poi ben capire come organizzarmi, 4 buste di insalata, una bustina che mi serve per fare sabato il compleanno del mio compagno, quindi andrò a metterci il suo regalo, mi serviva delle piadine per il weekend in caso qualche volta si rimanga a casa, scamorzine, giusto il di pollo che era in offerta, magari non lo so, per il week, la crostata che non avrò tempo di farla ragazzi, quindi sabato mattina gli farò trovare il regalo e la crostata con la candelina a mio compagno, che è la crostata che compro sempre, e vi faccio vedere con vi faccio anche il conto, che magari può essere qualche idea regalo, perché sì, uno o cade sull'abbigliamento per quando la nascita dei bambini. Perché questa felpa mi si alza? Vabbè, comunque, perché forse c'è l'elastico. Vabbè ragazzi, non ci fate caso, mi stavo tipo specchiando per vedermi la panza. E allora, è la seconda volta che faccio un regalo all'Ipercoop, cioè al supermercato, per una nascita. Questo perché ad esempio anche con la mia, una amica che ha partorito a settembre, gli avevo dato diversi scatoloni che mi aveva dato mia sorella di mia nipote. Mi sono smistata le cose che avrei potuto usare per la Matilde, perché poi diciamo sono nate in due stagioni differenti, mentre questa bambina che è nata coincideva un attimino di più con i mesi e i vestitini della Alessia, quindi già gli portai uno scatolone di vestiti. Più sicuramente shopping compulsivo da mamme, perché ragazzi io non riesco a non comprare vestiti per i miei figli, più altri regali, al che ho detto tanto questi bambini vuoi non vuoi di certo non hanno i vestiti, ricadiamo su un, un regalo utile. E ho preso a 5 euro i pannolini dell'Aggis, che io mi ricordo che questa ragazza oltretutto mi diceva sempre che con il suo primo bimbo usava gli Aggis, visto chiacchiere tra mamme dei pannolini, e questi qui poi sono ipoallergenici, insomma, quindi buoni diciamo come taglia, è un'ottima alternativa ai Pampers che comunque costano molto di più. Ovviamente questi dipende da bambino a bambino, perché io ad esempio con Leonardo, con questa marca mi sto trovando bene ora, da piccino mi facevano l'irritazione uguale alla Matilde e uguale Samuele, mentre invece a questa ragazza mi ricordo mi diceva che con il suo bimbo questi qua gli davano problemi, mentre Pampers sì, quindi molto soggettivo, quindi mi sono basata più o meno a quello che potesse diciamo usare con il suo primo bimbo. Poi a 2,50 euro gli ho preso questo detergente dei Provenzali, che comunque è biologico, quindi diciamo può essere un regalo gradito, anche se magari ci possono essere quelle mamme che possono stare attente magari agli inci, ai prodotti, ma anche a chi non ci sta attenta, quindi uno va sul sicuro. Per appunto io ho preso questo pacco di salviettine, quindi abbiamo 5 euro, 2,50 euro e 1,60 euro un pacco di salviettine, anche queste qui comunque sono della Fria Sensation, emollienti, insomma comunque sono delicati, e qui c'è scritto che previene anche gli arrossamenti, quindi comunque insomma roba sicura. E poi alla fine ho trovato vicino al reparto dei giochi a 5 euro questo giochino, e ho detto ma sai che c'è, gli prendo anche un giochino, perché insomma è sempre stata molto carina quando partorito, insomma diciamo una persona che se la chiamava invece sempre, insomma io sono riconoscente a modo mio
Non per forza perché magari uno debba fare il regalo, uno si deve sentire obbligato a fare il regalo, non so se avete capito il concetto, più 1,40 euro la shop, quindi insomma diciamo che 5 pannolini, 5 regalino, 2,50 euro, 2, 3, 4, sì, sì, con 15,40 euro, 15,50 euro, ma con ragazzi con 15 euro penso di aver fatto un bel regalino. Quindi, che ore sono? Bene, quasi mezzogiorno, tra poco ci sarà il passo. All'una esce anche Samuele da scuola, quindi ora mi sbrigo a mettere a posto. Vado giusto, insomma, anche perché sono momenti delicati, il postparto, quindi giusto, insomma, vado in ospedale apposta, quei 10-15 minuti massimo, perché poi scappo a prendere Samuele, si va a prendere i piccoli, oggi li prendo prima, che poi si va da mia mamma, perché poi oggi ho la riunione del nido della Matilde, e devo portare anche Samuele dal dentista, quindi i piccoli lascerò da mia mamma, che poi sicuramente si farà tardi. E che dire, penso di avervi detto tutto. Ah, in tutto ciò devo ancora firmare il contratto, ma tanto, insomma, ora dopo lo posso fare, c'è anche tra poco, insomma più tardi, lo voglio fare con calma. Magari, che ne so, metto a letto i piccoli e con calma lo firmo. Oltretutto volevo riprendere il momento in cui firmavo il contratto, ma ovviamente mi sono resa conto che non posso farlo perché ho l'email nel telefono e io giro i miei video con il telefono. Ancora piove. Papà, andiamo. Ma sapete corsa sono? Ma perché? Visita dalla mia amica fatta. Come sono bellini quando sono appena nati, ragazzi. Comunque regalo super gradito. E manco a farlo apposta, gli mancavano sia le salviettine che il detergente, quindi è tornato proprio a pennello. Ora pure a prendere i bimbi a scuola. Minchia che freddo oggi. Comunque mi hanno rimandato nuovamente l'email per firmare il contratto. Pensavo che era una cosa un pochettino più lunga. Niente, dato che il contratto l'avrò letto tipo 3.000 volte, ho già inviato la firma, quindi contratto firmato. Speriamo di non trovare traffico. 12 minuti per arrivare all'ingresso di scuola. Bravi. Ragazze, scusate, salto temporale, ma tra i vari impegni, la cena e la sistemazione dei bimbi è stata poi una giornata impegnativa e, come dicevo, sono stata poi alla riunione della Mati per il nido, insomma tutto bene. E niente, ora siamo a casa, la Mati dorme e siamo alla sua mezz'ora serale di gioco alla play, ma mancano ancora, scusate vi dico, 5 minuti, quindi tra 5 minuti poi si va a nanna e niente, noi stiamo guardando un po' di Cocomelo e niente, abbiamo anche acceso il papalino, guardate che carino, domani Leo per andare a scuola. E niente, parlo piano, perché la Matilde dorme e al suono leggero. Che Leonardo non la svegli come suo solito. E Leo inizia a avere sonno. Non so se notate, ho praticamente il collo devastato perché ecco, questo è il suo vizio. Quante voci fare qui? Vuoi salutare le tate? Di ciao tate. Ciao tate. Di ciao tate. Ciao tate. Digli buonanotte. Buonanotte. Mandagli un bacino. Digli al prossimo video. Al prossimo video.